Ecco perché la finale di Wimbledon 2023 cambierà per sempre la storia del tennis. Buongiorno a tutti, anzi buon pomeriggio a tutti, benvenuti e ben ritrovati in un nuovo video sul mio canale. Quest'oggi siamo qua per parlare, come sempre, di tennis. Siamo qua per parlare della finale di Wimbledon 2023 con 2 mesi di anticipo, vabbè, con un discorso. È un dettaglio altamente trascurabile, ma vabbè, insomma. E vi invito, come sempre, prima di passare al video, l'invito è quello di iscrivervi. Ragazzi, iscrivetevi, cerchiamo di arrivare a 300 iscritti entro la fine dell'anno. Pensate, serve un iscritto al giorno, serve una condivisione dicendo al vostro amico di iscriversi, serve creare un secondo account, non serve tanto, non serve tanto. Iscrivetevi al canale, mi raccomando, attivate la campanellina, attivando la campanellina riceverete notifica per ogni video pubblicato su questo canale. I video qua escono ad orario indeterminato, per quanto, come sempre, come quanto fino al 4 settembre usciranno tutti qua alle 4 di pomeriggio, però poi quella cosa non sarà più così quando tornerò, diciamo, ai ritmi normali. Dopo vi invito anche a condividere il video, ragazzi, è fondamentale, condividete il video, condividete, più non posso. Lasciate un like e commentate facendomi sapere la vostra. Oggi siamo qua per parlare dei motivi per cui la finale di Wimbledon 2023 cambierà per sempre la storia del tennis. Primo motivo, ragazzi. E sfuma il grande slam per Djokovic, sfumano, secondo me, sfuma la chance di arrivare a 30 titoli del grande slam per Djokovic, per quanto anche se avesse vinto sarebbe stata una montagna, un Monte Everest da scalare, perché comunque sia vincere 6 grande slam dai 36 anni in poi, cioè amico mio, hai fatto pure troppo, cioè nel senso hai overperformato, questo è il discorso. Cambia per sempre la storia del tennis, cambia, cosa cambia? Che il record di 8 titoli a Wimbledon di Federer resta intatto perché Djokovic aveva la chance di innanzitutto diventare il secondo giocatore a vincere 8 titoli a Wimbledon in singolare maschile, aveva la chance di diventare il terzo giocatore nell'Air Open e il quarto giocatore in generale a vincere 5 titoli consecutivi a Wimbledon, e tutto questo è sfumato perché Carlos Alcaraz lo ha battuto in 5 set, con il risultato, vediamo se non ricordo, sì, me lo dovrei ricordare, 1-6, 7-6, 6-1, 3-6, 6-4, in 4 ore e 42 minuti, in una finale che è stata semplicemente leggendaria, in una finale che è stata pazzesca, si è visto un tennis spaziale, quel game là da quasi mezz'ora e da oltre 30 punti, insomma, si è visto un tennis che non era di questa galassia, per quanto mi riguarda. E quindi, prima cosa che cambia per sempre la storia del tennis è questa. La seconda cosa che cambia per sempre la storia del tennis è la consacrazione di Alcaraz definitiva. Adesso proprio non ci sono più dubbi. Secondo me Alcaraz con questa vittoria a Wimbledon ha confermato e almeno ai miei occhi mi ha fatto pensare che Alcaraz sia proprio il nuovo Big 3, il nuovo giocatore a livello Big 3. Io non pensavo che ci sarebbe stato nei prossimi 15 anni un giocatore a livello Big 3. Però in Alcaraz vedo un giocatore a livello di Big 3 tecnicamente. Vedo uno che può arrivare al loro livello seriamente, vedo uno che può arrivare ai loro titoli vinti, vedo uno che ha la grinta, che ha la determinazione, che ha la tenacia, che ha la tecnica, che ha il fisico e che ha tutto per farlo. La cosa secondo me che dovrà imparare a fare meglio è a gestire le energie, preservare le energie per le partite più intense. Se riuscirà a fare così ed evitare la maggior parte degli infortuni, essenzialmente diventerà un carro armato con resistenza infinita. Voi pensate è un po' no? Voi pensate se un uomo dovesse. Voi pensate all'uomo più forte al mondo che può correre 200 miglia senza fermarsi. Poi questo sarebbe Alcaraz, un giocatore fortissimo che può vincere senza fermarsi. Quindi, cioè, l'ho fatto male questo paragone. Però, comunque sia, Alcaraz, almeno a me, per quanto riguarda questa finale di Wimbledon, secondo me ha cambiato la storia per questo motivo. Perché ha cambiato la storia anche? Perché la possibilità di Djokovic di fare il Grand Slam adesso se ne va. Io non credo che Djokovic farà il Grande Slam nel 2024, io francamente la vedo improbabile, per quanto all'Australian Open parte ai nastri di partenza da candidato numero uno per la vittoria, per quanto abbia dietro le calcagni Alcaraz, che è più forte di lui al giorno d'oggi, ma c'è da vedere, da quello US Open all'Australian Open 2024, ragazzi, mancano 7 mesi, 6 mesi, 5 mesi, non lo so adesso. Di tempo ce ne manca assai, però secondo me Alcaraz parte ancora un po' dietro a Djokovic. A meno che Djokovic proprio non abbia un calo clamoroso e Alcaraz abbia ancora un altro exploit e vinca lo US Open e vinca le Finals, essenzialmente vinca tutte le partite, Djokovic le inizia a perdere tutte, allora in quel caso possiamo dire ok,
qua favorito Alcaraz, Djokovic sarà campione uscente, Djokovic sarà il re di questo torneo, ma questo non cambia il fatto che il favorito qua sia il murciano. Pronuncia prova a parlare spagnola, non so se l'ho fatta bene, probabilmente no. Comunque sia, questa cosa pure, poi cosa è cambiato? È cambiato, ragazzi, è cambiato, è un evento storico perché dopo 21 anni, no, dopo 20 anni finalmente abbiamo un giocatore che non sia uno tra Roger Federer, Rafael Nadal, Andy Murray e Novak Djokovic, finalmente abbiamo uno che non sia un Fab Four a vincere Wimbledon. Questa cosa non accadeva dal 2002 quando vinse Leighton Hewitt e adesso è accaduta di nuovo dopo 21 anni che non accadeva. 20 anni in cui hanno vinto gli stessi 4 giocatori. 20 anni, una quantità monstre. 20 anni in cui gli stessi 4 giocatori hanno vinto questo torneo, il torneo più prestigioso e importante al mondo. Questa, ragazzi, è disumana. Disumana. E per fortuna, e finalmente c'è stato qualcuno che ha cambiato questa cosa, perché basta Djokovic che vinci gli Slam, basta, basta, ne vinci già 23, vinci sto Olimpiadi, poi vattene, basta, basta, ti amo come giocatore, sei un fenomeno, sei più forte di tutti i tempi, statisticamente sei più vincente di tutti i tempi, però basta, amico mio, fai vincere gli altri cristiani, poverini là, poverini, insomma. Non se lo meritano di vincere, cioè sì, se lo meritano, però ci sta uno che se lo merita ancora di più, che è Alcaraz. Di Alcaraz cosa abbiamo imparato, ragazzi? Che questo qua sa giocare anche su erba. Abbiamo imparato che Alcaraz sa giocare pure su erba. Prima ci stavano i dubbi, è su erba, inesperto, sulla terra sa giocare, sul cemento sa giocare, ma sulla terra è inesperto, sull'erba è inesperto, sarà pure inesperto, ma sa di fatto che ha vinto 12 partite di fila sull'erba. 12, 12, 5 a Queens, 7 a Wimbledon. En plein, on plein, come che si dice? Essenzialmente ha fatto perfezione, perfezione, punteggio pieno tra Queens e Wimbledon, i due eventi più importanti al mondo sul verde, li ha vinti Carlos Alcaraz, hanno il suo nome, ha battuto dei giocatori di pregevolissima fattura, li ha battuti con merito, ha battuto l'imbattibile Djokovic e ha meritato assolutamente di vincere questo titolo. Djokovic partiva ai Wimbledon in assi di partenza da favorito e questa cosa è da nettamente favorito, però anche Alcaraz è riuscita a ribaltare i pronostici. Adesso, voglio rispondere alla domanda, è il cambio della guardia? Secondo me no, Djokovic c'è ancora, almeno fino all'anno prossimo, secondo me. Non è il cambio della guardia, il cambio della guardia è nel 2-1 quando essenzialmente Federer detrona Sampras e da là Sampras non vince più niente. Cioè no, porca miseria, vince lo Slam. Quello è un po' un cambio di generazione, ma pure là, Sampras continua ad essere competitivo, è un'aggiunta di uno, è ancora un periodo di transizione in cui il giocatore nuovo sta emergendo, ma il giocatore vecchio continua a essere ancora tra i più forti, continua ad esserci ancora. Stesso discorso per Gio qua, Djokovic continua a essere tra i più forti, Alcaraz esplode completamente, teoricamente parlando, però Djokovic resta ancora tra i più forti assolutamente. Djokovic avrebbe vinto contro qualsiasi altro giocatore. Djokovic non ha giocato benissimo in quella finale ed è arrivato al quinto set, ha avuto una palla break che poi nel quinto set ha fatto quel tritto al volo, ragazzi, da dimenticare, uno dei più grandi errori della sua carriera, insieme a quelli nella semifinale 2013 contro Nadal a Roland Garros. Questa finale io la comparo più a quella del 2008, per quanto non sia un giocatore della stessa era, qua sono 16 anni e l'erano 6, beh no, 5, scusatemi, però io la comparo un po' a quella partita, onestamente, a quell'atmosfera, secondo me più o meno si equivalgono, per quanto quella è più leggendaria di questa, ma questa pure ha avuto un livello di tennis disumano. Ragazzi, il video finisce qua, noi ci vediamo come sempre domani. Vi invito ad iscrivervi al canale, mi raccomando, iscrivetevi, attivate la campanellina, lasciate like, condividete il video e commentate, facendomi sapere la vostra. Ci vediamo domani alle 11 con il quiz e domani alle 4 con i video. Ciao!